Ma io voglio iniziare dicendo che quanto è stato evidenziato negli interventi che hanno preceduto il mio è abbastanza condivisibile e palese, che il tema della riforma sanitaria, il tema della sanità in generale sia un tema complesso e quindi necessita un approfondimento, un dibattito, una discussione nelle sedi deputate a farlo, essendo in un'assemblea legislativa, quindi in commissione e in consiglio, è qualcosa su cui non si può essere che d'accordo, ma è qualcosa che di fatto stiamo facendo, perché oggi noi siamo qui in consiglio regionale, un consiglio regionale straordinario, a discutere di un piano sanitario, di una riforma che ancora non è stata presentata e che quindi ancora non ha iniziato il suo iter legislativo. Ricordiamo che questa competenza, il fare la riforma sanitaria, è una competenza che spetta a noi come consiglieri regionali, a noi come assemblea, e quindi in questa sede, che è la sede deputata a farlo, e di questo ripeto sono pienamente d'accordo con gli interventi delle opposizioni, delle minoranze, in questa sede noi ragioneremo su questo tema, in questa sede noi troveremo delle soluzioni, in questa sede noi ci confronteremo, e ripeto, oggi stiamo iniziando a farlo, e per questo motivo non si capisce bene l'allarmismo con cui sono partiti alcuni interventi, in particolare i primi interventi. Ora l'attenzione, è stato ricordato, sta sciamando, ma all'inizio è sembrato quasi che ci fosse stato un golpe, che ci fosse stata un'imposizione, che ci fosse stata una riforma già fatta di cui non si è discusso. Della riforma discuteremo, siamo qui apposta, e quindi inviterei i colleghi dell'opposizione a tranquillizzarsi, perché c'è tutto l'interesse a ragionare insieme e a trovare insieme delle soluzioni quanto più possibile condivise. Un altro aspetto degli interventi che ho sentito dai banchi dell'opposizione, che mi hanno lasciato un po' perplesso, è stata una preventiva accusa, l'ha detto forse il collega Ronzani, se non ricordo male, che questa nuova riforma vedrebbe in campo una nuova forma di centralismo, il novaracentrismo. È stato detto che la riforma di Cota, visto che il presidente Cota viene da Novara, avrebbe questa caratteristica. Anche qui noi stiamo valutando una riforma che ancora non c'è, stiamo valutando degli atteggiamenti di una giunta regionale che deve governare per altri 4 anni, almeno 4 anni e qualcosa, e quindi onestamente abbiamo un giudizio, diciamo, pregiudiziale, un giudizio sulla base di supposizioni, le stesse supposizioni che, ricordo, hanno anche alimentato quella che è stata la campagna elettorale del centrosinistra. Perché vedete, io ho il difetto, come molti dei colleghi, di essere un provinciale, ho il difetto di essere nato al di là di Moncaglieri, quindi al di là di quello che dovrebbe essere la Torino vera, quella che dovrebbe essere il Piemonte vero. E ricordo che negli interventi in campagna elettorale dell'allora presidente Bresso c'era questo pericolo che veniva spaventato, si diceva: attenzione piemontesi, blocchiamo l'avanzata dei Lombard che vogliono occupare il Piemonte. E beh, allora se i Lombard sono tutti coloro che sono nati al di là di Moncaglieri, mi chiedo se forse l'atteggiamento di centralismo, l'atteggiamento anche, permettetemi, di disprezzo verso i territori e di disprezzo verso la provincia non fosse qualcosa che appartiene forse a chi ci ha preceduto nell'amministrazione rispetto a noi. Ma lasciando perdere le tecniche comunicative che poi tra l'altro vi hanno penalizzato, perché non pensiate che un certo atteggiamento e certi slogan siano piaciuti in provincia, lasciando perdere quello, valutiamo i fatti. E direi che nei fatti, in materia sanitaria, nei 5 anni precedenti, da Alessandrino ne ho ben d'onde di dire che un atteggiamento di penalizzazione verso il nostro territorio c'è stato. Partiamo dal primo punto. Nella riforma sanitaria precedente, in provincia di Alessandria si è creata un'ASL unica, che, come ricordava prima il collega Mugliere, che viene dallo stesso territorio, oggi vuole essere mantenuta, è vero, vuole essere mantenuta, perché però nella nostra idea di riforma la gestione degli ospedali verrà centralizzata sotto Alessandria. Ricordiamo che quello che noi non abbiamo condiviso e quello su cui la Lega ha fatto battaglia in Consiglio regionale riguardava il fatto che la provincia di Alessandria fosse stata trattata diversamente da altri territori, che la provincia di Alessandria dalle 3 ASL che prima c'era ne avesse soltanto una, mentre invece a Cuneo, con territorio che come popolazione è più o meno omogeneo a quello della provincia di Alessandria, si fosse fatta una scelta diversa, o su Torino altre scelte diverse. Vedete, ASL unica. E che cosa è stato fatto, visto che ci avete accusato in alcuni interventi di non avere rapporto col territorio, di non avere rapporto con la gente, con la popolazione? La scelta che è stata fatta, guarda caso, è stata quella di indirizzare i sindaci della provincia di Alessandria, i sindaci di sinistra, in particolare i sindaci della bassa provincia, che di fatto così facendo non hanno certo ascoltato la volontà dei cittadini e del territorio. L'indirizzo che è stato dato dall'allora governo regionale è stato quello di portare la sede legale dell'ASL unica della provincia di Alessandria a Casale Monferrato. Ben venga la scelta di Casale Monferrato, nulla in contrario se avessimo avuto 2 ASL, ma avendone una sola non si è capito perché l'unica ASL del territorio regionale a non avere la sede legale nel capoluogo fosse quella di Alessandria. Ma io credo che sia chiaro il perché. E il perché era molto semplice, perché nel 2007 gli alessandrini si sono macchiati di lesa maestà.
Cioè nel 2007 i cittadini di Alessandria non hanno riconfermato una giunta comunale che era dello stesso colore della giunta che governava la regione, e per questo bisognava punire la città di Alessandria. E così si sono indirizzati, ripeto, i sindaci di una certa parte politica, in particolare i sindaci del sud della provincia, che lo ripeto nuovamente, sono andati contro la volontà del territorio, a fare questa scelta di portare la sede dell'ASL a Casale. Ma questa può essere un'impressione. Veniamo ad altre impressioni che abbiamo avuto da Alessandrini. Forse i nostri operatori sanitari, i nostri medici non sono sufficientemente preparati. Prima Lepri ricordava che a suo avviso il boom di primariati politici c'è stato sotto la giunta Ghigo. Io questo non lo so, non sono preparato a controbattere su questo, perché allora facevo altro e di certo non seguivo le vicende della sanità, anche per ragioni anagrafiche. Ma quello che è certo è che nei cinque anni che hanno preceduto questa legislatura, all'ospedale di Alessandria si è verificato che, guarda caso, quattro reparti, che sono quello di fisioterapia, nefrologia, gastroenterologia, chirurgia toracica, hanno visto l'arrivo di luminari torinesi che probabilmente erano più preparati, non c'era la professionalità necessaria all'interno delle strutture della provincia di Alessandria. Avevamo bisogno di essere aiutati e supportati da dei, appunto, grandi luminari che venivano dalla realtà torinese, ma anche questa può essere, forse, senza voler fare nessuna accusa, ci mancherebbe altro, perché non è questa la sede, è un altro elemento che forse fa pensare che un atteggiamento centralista non appartenga a questa giunta, ma appartenga alla giunta precedente, o quantomeno un atteggiamento, una volontà in qualche modo di affossare, di ridimensionare quella che era l'ASO di Alessandria. Pensiamo al robot chirurgico. L'ospedale di Alessandria, l'ASO di Alessandria, è un ospedale di eccellenza a livello nazionale, esattamente come le Molinette. E una di queste eccellenze era manifestata dal robot chirurgico. Guarda caso, quando è arrivato il direttore generale, scelto politicamente, che era il direttore generale Flecchia, il robot chirurgico dell'ospedale di Alessandria non è più stato utilizzato. E questo perché? Forse perché ce n'era un altro alle Molinette, un altro ad Orbassano, che dovevano funzionare al posto di quello di Alessandria. Quando è stato cambiato il direttore generale, questo robot chirurgico è stato rimesso in campo, e oggi il robot chirurgico che più opera in Piemonte è quello di Alessandria, non è né quello delle Molinette né quello di Orbassano. E quindi anche qua, forse, volendo vedere male, vediamo un intento, ripeto, di affossare quella che era la realtà alessandrina. Quindi, colleghi dell'opposizione, prima di fare delle accuse su quello che sarà, ragioniamo su quello che è stato. Questo è un invito che vi faccio con sincerità. E per quanto riguarda poi anche l'intervento del collega Mugliere, che viene dal mio stesso territorio, che ha accusato questa giunta di aver cambiato i direttori generali, di aver operato una lottizzazione, avete fatto anche degli striscioni in un passato consiglio regionale. Beh, la provincia di Alessandria invece è proprio l'esempio che dimostra come questa logica non sia stata seguita, perché noi su due direttori generali ne abbiamo cambiato uno come maggioranza, ma l'altro, il direttore generale dell'ospedale di Alessandria, è rimasto quello che è. Ed è rimasto quello che è perché questa giunta regionale, nonostante quel direttore fosse stato nominato da chi ci ha preceduto, ha valutato che ha lavorato bene. E quindi proprio sul nostro territorio si verifica che questa ottica di lottizzazione non ci è appartenuta. Qualcuno mi potrà dire, è vero, questo direttore ha ancora un anno di contratto. Beh, ma quando siete arrivati voi al governo regionale non ci avete pensato un momento a cambiare anche chi era sotto contratto. Quindi anche questo segna una differenza. Inoltre ho sentito anche nell'intervento del collega Reschigna che noi dovremmo essere più sinceri verso i piemontesi, dovremmo andare in giro a spiegare che noi vogliamo chiudere i piccoli ospedali. Questo mi sembra che non l'abbia detto nessuno. E per quanto riguarda la sincerità e la trasparenza sul nostro programma elettorale, l'idea di mettere in rete gli ospedali e di centralizzarli sotto le aziende ospedaliere è qualcosa che noi siamo andati a dire in campagna elettorale, quindi è qualcosa che noi sui territori ci siamo già spesi. E anche il dire che noi pensiamo che per l'utente sia più sicuro, sia più utile, sia meglio recarsi per determinati interventi in quelle strutture dove si fanno tanti interventi, beh, forse nel palazzo non si condivide, ma tra la gente, tra gli amministratori, fidatevi che il concetto è ben chiaro ed è qualcosa che, ripeto, noi abbiamo già presentato e su cui abbiamo ottenuto il consenso. È stato detto quindi che noi non conosciamo il Piemonte reale e che noi avremmo un'idea astratta di quella che è la sanità. Io, dalla posizione privilegiata in cui ero, ho anche sentito dalla collega Artesio, dopo l'intervento di Tiramani, che nei bar la Lega ha un certo consenso. Bene, ma noi ne siamo orgogliosi. Perché vedete, alla gente, a chi frequenta i bar, a chi frequenta le piazze, al popolo, interessa che la sanità funzioni. Non interessa quanti primariati ci saranno, non interessa quanti direttori generali ci saranno, non interessa quanti amici degli amici riusciremo a mantenere nelle posizioni di potere.
E un'altra cosa che vorrei dire, poi concludo, sull'aspetto che è stato sollevato dell'ospedale di Alessandria, visto che noi conosciamo la realtà, vi dicevo, e abbiamo rispetto dei cittadini e degli elettori, ma la scorsa amministrazione, la passata amministrazione regionale, ha messo molta fretta al comune di Alessandria per identificare un'area su cui costruire questo nuovo ospedale. Nonostante questo, che cosa hanno detto i politici della Lega sul territorio? I politici della Lega sul territorio hanno detto: ben venga un nuovo ospedale, però la Bresso ci faccia vedere dove sono questi 400 milioni di euro necessari a costruirlo, perché noi non lo vediamo. Ecco, questo noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, noi in campagna elettorale abbiamo spiegato, ma cari signori, se nel bilancio 2010 verranno fuori questi 400 milioni di euro, il comune di Alessandria l'area ve la trova, ma fateci vedere dove sono. Evidentemente non Vicepresidente, la prego di chiudere. Concludo, collega. Grazie. Evidentemente non ce l'avamo sbagliati, perché di questi 400 milioni di euro non c'è l'ombra, e quindi prendere in giro i cittadini con un libro dei sogni un anno prima della campagna elettorale dimostra quella che è la vostra serietà rispetto alla nostra.